Oggi parliamo della legge dello specchio e di come questo concetto ci aiuti a capire come funziona la manifestazione e di conseguenza ci aiuti a manifestare la vita che desideriamo. Ciao, io sono Eris e sono una coach di manifestazione. Se hai difficoltà a manifestare oppure semplicemente ti interessa questo argomento, iscriviti a questo canale perché non parliamo solo di manifestazione, ma anche di crescita personale, spiritualità, autostima e tantissimi altri argomenti. L'argomento di questo video è stato scelto da voi utenti sul mio canale Telegram, quindi se non siete nel mio canale Telegram, nella descrizione di questo video trovate il link per accedervi, così potrete anche voi scegliere gli argomenti dei prossimi video, partecipare a delle challenge di manifestazione, ricevere tutte quante le notizie relative ai video e alle dirette in anteprima, affermazioni positive, challenge motivazionali, facciamo un sacco di cose sul canale Telegram, quindi se non siete ancora entrati potete tranquillamente accedere tramite il link che trovate sotto questo video. Oggi parliamo della legge dello specchio. Ci tengo a fare una premessa importante. Io ne parlerò in termini di manifestazione, quindi dal punto di vista anche un po' più spirituale, non dal punto di vista psicologico, perché questo è un concetto presente in psicologia, ma non essendo la mia materia, non essendo il mio argomento, non sarà argomento di questo video. Che cosa ci dice la legge dello specchio? Come funziona effettivamente? È abbastanza intuitiva come cosa, nel senso, lo specchio che cosa fa? Lo specchio riflette quelle che sono delle immagini. Quindi lo specchio di per sé non ha un potere, ok? Cioè lo specchio sta lì e l'unica cosa che fa è riflettere. Che cosa vuol dire questo in termini di manifestazione? Che cos'è lo specchio? Lo specchio è semplicemente la nostra realtà 3D. La realtà 3D che cosa fa? Riflette quello che è il nostro mondo interiore. Di che cosa è composto il nostro mondo interiore? È composto di tutti quanti i nostri pensieri, di tutte le nostre credenze, di tutte le cose che noi diamo per vere e per scontate. Quindi questo è proprio in maniera spicciola e veloce la spiegazione della manifestazione. La realtà 3D riflette quello che noi pensiamo. Riflette quelli che sono i nostri pensieri a livello inconscio, quindi le cose che noi diamo per scontate. Quando mi chiedete come faccio a capire quali sono i miei pensieri a livello inconscio, come faccio a capire quali sono i miei assunti, come fai a capirlo? Quando pensi alla tua situazione o alla cosa che vuoi manifestare, qual è il primo pensiero che ti viene in mente? La cosa che ti viene spontanea pensare. Quella è la cosa che tu in quel momento stai manifestando. Se stai manifestando una persona specifica e il primo pensiero che ti viene in mente è "Ah, questa persona non mi vuole", ha voglia a fare affermazioni, ma se tu non cambi quel pensiero, continuerai a manifestare quello perché continuerai a focalizzarti su quello. Di conseguenza, lo specchio, che è la realtà, continuerà a rifletterti quello, perché la realtà ci mostra all'esterno quello che noi abbiamo dentro. Se siamo delle persone che tendono a vedere sempre tutto quanto negativo e quindi continuiamo a focalizzarci sempre solo sugli aspetti negativi, ci focalizziamo solo ed esclusivamente sulle cose brutte che succedono, indovinate un po' che succede? Che la realtà 3D vi continua a mostrare quello, continua a sbattervi in faccia il fatto che vi state focalizzando su qualcosa che non vi fa stare bene. Di conseguenza, prima o poi dovrete imparare. Di conseguenza, quella cosa lì prima o poi vi deve servire e vi serve per darvi una svegliata. Noi possiamo provare a cambiare quanto vogliamo le cose all'esterno. Possiamo provare a fare mille azioni all'esterno, cercare di cambiare le persone, cercare di cambiare l'ambiente circostante, ma è una cosa totalmente inutile. Perché è inutile? Perché se io la mattina mi sveglio e invece di truccare la mia faccia, trucco l'immagine che vedo riflessa sullo specchio, che cosa ho cambiato? Che cosa ho fatto? Ho truccato lo specchio, non ho fatto nessun tipo di cambiamento, ok? Ho semplicemente truccato uno specchio, che una volta che io mi sposto, quell'immagine lì non ha più nessun senso. Di conseguenza non è cambiato nulla. Quando io invece trucco me stessa allo specchio,
l'immagine nello specchio riflette la mia faccia truccata, quindi la mia faccia cambiata. Che cosa vuol dire questo? Che quando io faccio un lavoro direttamente su di me e non sull'esterno, quello che l'esterno mi riflette, quello che il mio specchio, la mia realtà mi riflette, è la mia immagine cambiata, è la mia visione cambiata. Stessa cosa vale con le altre persone. Perché quando manifestiamo una persona specifica non la stiamo manipolando? Perché andiamo a lavorare su noi stessi. Perché se io sono convinta di non meritare amore, che tutte le persone mi prendono sempre in giro nelle relazioni, che nessuno vuole una relazione seria con me, io posso provare a cambiare quanto voglio le altre persone. Non funzionerà mai, perché io devo in primis cambiare la mia visione della realtà. Una volta che voi cambiate la vostra visione della realtà, cambiano le cose all'esterno, cambiano anche le persone, perché le persone hanno sempre conferma di quello che credono. Se ci sono persone, magari conoscete persone, oppure voi stessi siete le persone che dicono: ah, ma la gente non cambia, le persone non cambiano, e avete puntualmente prova di questo, vuol dire che gli altri stanno riflettendo il vostro pensiero. Mentre ci sono altre persone che invece credono negli esseri umani, credono nel fatto che le persone possono cambiare e hanno dimostrazione del fatto che le persone cambiano. Questo vi fa capire quanto tutto dipende dalla nostra percezione, dalla nostra visione. Gli altri riflettono quello che noi abbiamo dentro. Quando vediamo tutto nero, no? Ah, tutti mi trattano male, tutti sono antipatici con me. Le altre persone si comportano in un certo modo e noi nel comportamento di quella persona riconosciamo quella cosa che noi stiamo pensando. Vi rifaccio l'esempio che stavo facendo prima. Nel momento in cui io vedo tutto nero, no? E dico: ah, sono tutti quanti arrabbiati con me. Anche se una persona magari in quel momento si comporta in realtà dal suo punto di vista in maniera gentile, se io ho questa visione e quindi continuo a dire mi trattano tutti male, sono tutti arrabbiati con me, io anche quella risposta gentile la percepirò in maniera aggressiva, perché io in quel momento mi sto focalizzando su quel tipo di comportamento lì, sto dando la mia attenzione a quel tipo di risultato e quindi la mia realtà mi mostrerà quello, a prescindere da quale sia l'intenzione della persona che lo fa. Oppure fateci caso, quante volte magari ci dà tremendamente fastidio il comportamento di una persona e non riusciamo a capire il perché, e molto spesso questo succede perché in realtà quel comportamento lì è una cosa che dà fastidio a noi di noi stessi, e quindi nel momento in cui noi andiamo a lavorare su quello, automaticamente cambiano anche le cose all'esterno. Cambia proprio il modo in cui le persone si approcciano con noi. Ma questo non vale solo per le persone, vale in generale per tutto quello che riguarda la nostra realtà. Se io ho la visione che il denaro è difficile da guadagnare, ovviamente la mia realtà mi conferma quello. Lo specchio riflette quello che io penso. Quindi se io dico: ah, guadagnare i soldi è difficilissimo, per me lo sarà. E la mia mente continuerà a dirmi: vedi, c'avevo ragione, è difficilissimo, lo vedi, c'hai le prove. Non è che c'ho le prove, è che se quello è il mio pensiero, quello inevitabilmente lo specchio mi dovrà riflettere. Lo specchio riflette e basta. Ed è per quello che vi dico che la manifestazione è una cosa inevitabile, perché una volta che voi cambiate dentro voi stessi, cambiate i vostri pensieri, inevitabilmente la realtà riflette quei pensieri cambiati, perché se io mi trucco, inevitabilmente lo specchio mi riflette la mia immagine truccata. Lo specchio non mi può riflettere me struccata, perché io ho fatto un lavoro su di me, io ho cambiato la mia visione, ho cambiato me stessa. Una volta che io cambio dentro me stessa, inevitabilmente lo specchio riflette. E qua voi mi potete dire: sì, ma se io sono una persona buona e mi comporto sempre bene con gli altri, perché alla fine rimango sempre fregata? Perché poi le persone si comportano male con me? Le persone non dovrebbero riflettere i miei comportamenti? Quindi se io mi comporto bene, perché gli altri si comportano male con me? Perché le persone non riflettono questo. Le persone riflettono quello che noi
crediamo fermamente. Quindi se io sono la persona più buona del mondo, faccio sempre del bene agli altri, ma gli altri mi trattano male e il mio pensiero è: ogni volta che faccio qualcosa di carino per qualcuno rimango sempre fregata. E attenzione, non deve essere necessariamente un pensiero conscio, Nella maggior parte dei casi questi sono tutti pensieri che abbiamo a livello inconscio. E perché ce li abbiamo questi pensieri? Perché è da quando siamo piccoli che ci dicono: guarda che essere troppo buoni ci si rimane fregati, guarda che delle persone non ti devi fidare, guarda che gli uomini sono tutti STR, cioè, ok? Il problema è quello. E di conseguenza, anche se io sono la persona più buona del mondo, ma ho quella visione lì, le altre persone riflettono quella visione lì. Quindi per quello è importante cambiare questa visione, cambiare soprattutto la visione che noi abbiamo di noi stessi. Perché io posso dire: sono la persona più buona del mondo, però non vengo apprezzata, però le persone mi trattano così. E quindi quello che tu pensi di te dipende da come si comportano gli altri. Lì vuol dire che c'è un grande lavoro di self-concept da fare. Se volete un video proprio interamente dedicato al self-concept, fatemelo sapere nei commenti. Il self-concept, detto proprio banalmente, è il concetto che abbiamo di noi stessi, quindi il modo in cui noi percepiamo noi stessi, le cose che pensiamo di noi stessi. Quindi, come dicevo all'inizio, se io penso di non meritare amore, oppure penso che le persone mi trattano sempre male, vuol dire che devo lavorare su qualcosa di me. Perché se io conosco il mio valore, so quanto valgo, mi vedo sul mio piedistallo, di conseguenza non mi viene proprio neanche da pensare che gli altri mi trattano male. Oppure se una persona mi tratta male, sono la prima a tagliarla fuori dalla mia vita senza il minimo problema. Ma perché? Perché ho un self-concept alto, perché so che non ho bisogno delle altre persone e che le altre persone fanno parte della mia vita perché lo voglio, ma non perché ne ho bisogno, non perché mi servono. E di conseguenza la mia visione e il mio valore non dipende dal pensiero degli altri. Quando il tuo valore e il tuo pensiero su di te non dipende da quello che pensano gli altri, hai vinto. E lì riesci veramente a credere in te e veramente a credere che puoi manifestare tutto quello che desideri. Se avete bisogno di aiuto per quanto riguarda il vostro self-concept e non sapete da dove iniziare, non sapete come funziona, nella descrizione del video trovate i percorsi di coaching 1-1 che si possono fare con me, durante i quali facciamo anche un grande lavoro sul self-concept, che secondo me è una cosa fondamentale. Inoltre, la prima settimana di ogni mese è possibile fare una sessione di coaching gratis di 15 minuti con me tramite videochiamata, inviando un'email all'indirizzo che trovate sempre nella descrizione di questo video, dove oltretutto trovate anche il diario della gratitudine che ho pubblicato insieme ad Amazon, in cui ci sono un sacco di esercizi per praticare la gratitudine ogni giorno e per, primo, stare meglio, sentirvi meglio, anche dormire meglio e ovviamente realizzare tutti i vostri desideri. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare anche un like al video se vi è piaciuto, se vi è stato d'aiuto. E ci vediamo la prossima settimana.